iniziamo questo nuovo episodio del podcast di Intrecci Etici. Oggi sono in compagnia di Alessandro Lovisetto, il fondatore di Arnit, un brand biellese che connette maglifici italiani tra di loro e con i clienti finali. Innanzitutto, benvenuto Alessandro, ci fa molto piacere averti qui con noi oggi. Grazie mille Sara e grazie per l'invito. Allora, io partirei con questo episodio parlando del tuo percorso personale e lavorativo. So che hai fatto tanta esperienza all'estero e che poi hai deciso di tornare nella tua città natale, Biella. Hai voglia di raccontarci un po' di queste esperienze e di cosa poi ti ha spinto a tornare nella tua città natale? Sì, è stato, come hai detto tu, un percorso abbastanza, diciamo, eterogeneo. Sono partito con una triennale, ovviamente dopo gli studi classici scientifici a Biella, la mia città natale, mi sono spostato a Ca' Foscari, quindi in Veneto, dove ho iniziato poi un percorso di economia e commercio per 3 anni, e poi da lì è iniziato sono stati 7 anni all'estero, tra master e appunto stage e lavori veri e propri. Quindi inizialmente dopo la triennale sono, diciamo, volato direttamente in America, a New York, che era uno dei miei sogni nel cassetto, e dove ho lavorato per una società che operava, investe nel settore appunto del food, sia in America che in Asia. Appassionato in qualche modo del food e in generale di quello che erano anche poi, diciamo, gli asset del Made in Italy, ho voluto fare una seconda esperienza poi però più internazionale, molto più, se vogliamo, digitale, in un player che ad oggi è diventato poi un leader mondiale nel mondo del food delivery, finanziato appunto da Rocket Internet. Con Rocket Internet siamo andati in sud-est asiatico per diversi mesi, abbiamo lanciato là delle operation per questa startup che poi pian piano è diventata appunto un unicorno. È stata un'esperienza bellissima che poi lì mi ha fatto capire che c'era qualcosa che mi piaceva, diciamo, un'esperienza così imprenditoriale, diciamo, hands on. E successivamente poi ho fatto un master all'SP Europe, che è una business school francese che mi ha permesso di fare diversi anni in diversi stati, principalmente a Parigi in Francia e a Londra in Regno Unito. E da lì poi ho iniziato un'esperienza promiscua, prima nel mondo più digital, quindi prima in Google, poi mi sono avvicinato un po' di più alla finanza, ho lavorato poi per Standard & Poor's, per 2 banche di investimento, dove poi dopo appunto questi 7 anni di esperienze, di intensità, di traslochi, di una vita completamente, diciamo, dedicata al lavoro e all'esperienza, alla carriera, ho deciso poi di rientrare in Italia con l'obiettivo di cercare di mettere tutto sul tavolo e capire ok adesso che si fa. Quindi mi ero reso conto che ero arrivato un po' al culmine di questa esperienza, se vogliamo, più, chiamiamola, manageriale o comunque più esterna, e ho voluto capire, mettere assieme un po', allineare un po' i pianeti. E poi sono ritornato a Biella perché, sai, quando nei momenti in cui hai un po' le idee confuse hai bisogno di sentirti a casa, no? Quindi sono rientrato, è stata ovviamente un rientro molto molto impegnativo, perché ovviamente dopo tanti anni all'estero, vivendo anche in grandi città, rientrare in una città di 40-50 mila abitanti e in qualche modo avere riagganciarti alla quotidianità della famiglia è stato sicuramente complesso, ma un'esperienza sicuramente bellissima. E da lì poi mi sono preso un po' di mesi sabbatici per capire come evolvere il tutto e cercare di dare un po' un senso alle mie esperienze, e da lì poi è nata Arnit. Certo, comunque tu hai avuto appunto la possibilità di vedere tantissimi settori diversi, anche di capire che volevi creare un progetto imprenditoriale tutto tuo. Tra l'altro tu vieni anche da una famiglia di imprenditori, quindi insomma ce l'avevi anche un po' nel sangue. Come ti è venuta poi l'idea di fondare Arnit? Appunto, hai esplorato diversi settori, dal food alla finanza. Come sei ritornato poi alla moda? Ma diciamo che è stato un po', come ho detto prima, un allineamento di diciamo di cose, di pianeti che si sono poi andati a incastrare. Ho fondamentalmente un po', come si
suol dire, unito i puntini, nel senso che l'esperienza con Rocket Internet nel mondo del food mi ha, all'epoca c'era un po' la bolla dei marketplace, quindi l'obiettivo era di andare a digitalizzare dei processi, andare a ottimizzare le offerte e andare poi a offrirle a un mercato su base, su scala mondiale, no? Quindi l'avevo toccata con mano nel mondo del food, e quindi stavo cercando di capire quali potessero essere poi le altre, se vogliamo, industrie che potessero avere comunque una disruption in quella direzione. E ovviamente, rientrando a Biella, e ovviamente come hai detto tu, la mia famiglia era nel settore tessile già da tanti anni, e ho iniziato a studiare molto più da vicino il settore, e ho detto, ci sono in Italia, ci sono, all'epoca c'erano oltre 21.000 maglifici, diciamo l'Italia è uno dei maggiori esportatori di maglieria di alta qualità nel mondo. L'obiettivo di andare a creare un nuovo player che potesse in qualche modo andare a disintermediare la filiera, andare a creare valore, andare a diminuire l'impatto sulla filiera, sia ambientale, e creare valore a livello sociale, mi sembrava un'ottima value proposition. Ovviamente questa a livello puramente teorico, poi ti scontri con la realtà, e Arnit è poi nata in una trasformazione che è stata un po' l'idea iniziale, quindi di un marketplace. Ci siamo poi trasformati nell'arco di 8 mesi a tutti gli effetti in un brand digitale, quindi la missione è rimasta sempre la stessa, andare a creare dei prodotti diciamo di alta qualità o minore impatto, andando a creare un ecosistema di manifatture. La manifattura non vendeva direttamente il suo prodotto, ma era co-disegnata con i nostri designer, e quindi poi pian piano, anche con l'esigenza di andare a controllare la filiera, è nata Arnit. Quindi ad oggi siamo, diciamo, un brand digitale, ci piacciamo definire così, vendiamo esclusivamente sui nostri canali diretti, e appunto come hai detto tu, il tessile, quindi le materie prime e le risorse naturali che offre il nostro territorio Biella sono la nostra fonte unica di approvvigionamento, e quindi con una fornitura praticamente a chilometro zero per le materie prime. Poi abbiamo una manifattura diffusa di artigiani sparsi in tutta Italia, e andiamo poi a offrire online dei prodotti che secondo noi intercettavano un po' quella domanda fra il fast fashion, appunto il brand del lusso, dove fondamentalmente si era creato un po' un buco che abbiamo voluto in qualche modo poi andare a coprire con questo progetto, che poi adesso è diventato a tutti gli effetti un'azienda. Ecco, hai risposto un po' anche alla domanda che ti stavo per fare, nel senso che comunque tu sei arrivato in un settore che era già competitivo e che comunque stava attraversando anche una crisi, se vogliamo dire così, e quindi hai cercato un po' di trovare quella nicchia di mercato che effettivamente era scoperto, e soprattutto sei riuscito a farlo in una maniera molto diversa, quindi puntando molto sul digitale e creando appunto un'offerta per tutto quel pubblico che non voleva cercare direttamente i vestiti nel fast fashion, ma magari non poteva permettersi il lusso. Il vostro obiettivo è anche un po' quello di democratizzare il lusso, di rendere il lusso più accessibile a tutti. Leggevo anche che magari quando eri all'estero trovavi dei maglioni, non so, a Londra, che costavano tantissimo, quando tu eri abituato a vedere maglioni, esatto, di qualità eccezionale direttamente a casa tua. Sì, è stato un po' quella, è stata un po' la nostra fase di test, nel senso che ovviamente succedeva anche all'interno delle mie conoscenze, del mio network, che mi venivano, diciamo, fatte delle richieste, dicevano, scusami, tu riesci a procurarci eventualmente? Quindi ovviamente all'epoca, anche grazie poi al settore in cui operava la mia famiglia, avevamo molte conoscenze nel distretto sia manifatturiero che tessile, e quindi quasi mai a me mi veniva voglia di spendere 500-600 euro per un maglioncino di cashmere o di lana, quello che fosse. Quindi da lì fondamentalmente, diciamo, è nata un po' l'idea, diciamo, in maniera un po' scherzosa. Poi ovviamente abbiamo fatto tante valutazioni e abbiamo definito un po' meglio, però sicuramente quello è stato un po' un validation factor, chiamiamolo così, che ci ha fatto capire che sicuramente c'era uno spazio almeno per approfondire l'idea iniziale. E comunque un altro dei vostri punti forti è ovviamente la scelta dei filati, perché ovviamente stiamo parlando del distretto biellese, tu sei un po' nato in mezzo a materiali di un certo tipo, diciamo. Come scegliete i filati per i vostri capi?
Ma allora, diciamo che siamo partiti con, diciamo, la nostra politica è quella di lavorare con pochi materiali, averli estremamente controllati e selezionati, quindi per esempio lavoriamo solo con filature certificate, ovviamente adesso abbiamo allargato leggermente il raggio perché abbiamo inserito anche nuovi materiali, inizialmente siamo partiti solo con la lana, col cashmere rigenerato e tutto veniva fondamentalmente approvvigionato a 800 massimo 2 km dal nostro ufficio. Ora ovviamente anche con esigenza di andare a ampliare un po' nuove linee, nuove anche per le stagioni più calde, abbiamo iniziato a inserire anche dei cotoni organici, dove diciamo per in questo caso ci approvvigioniamo a Brescia, e quindi sostanzialmente la caratteristica numero uno che deve essere un filato 100% naturale per ovviamente ragioni di biodegradabilità e di circolarità, quindi poi di facilità nella rimessa, diciamo, in uso del filato. Filature italiane che sono impegnate anche loro nella tracciabilità e comunque a in qualche modo portare innovazione sostenibile nei loro processi produttivi, e quindi fondamentalmente, diciamo, poi i nostri filati si dividono in due: c'è il filato che è estremamente, diciamo, con una qualità superiore e quindi che va a un obiettivo di durabilità. Ci sono invece una seconda categoria che invece è puramente, diciamo, legata diciamo, al mondo del recycling, e quindi in quel caso lì ovviamente c'è una durabilità ridotta perché comunque è un filato che ha già una seconda vita, però si va a lavorare invece in ottica di ridurre l'impatto in fase di produzione. Quindi abbiamo per esempio un cashmere rigenerato che abbiamo fatto tramite un calcolo di life cycle assessment, abbiamo dimostrato che abbiamo un 92% in meno di impatto rispetto a un cashmere vergine, oppure abbiamo dei cotoni organici che hanno ovviamente un impatto, diciamo, enormemente ridotto di oltre il 90% per quanto riguarda i consumi di acqua durante le fasi di coltivazione. Diciamo che abbiamo un'attenzione molto, molto particolare alle materie, soprattutto perché abbiamo contatto diretto con questi ultimi produttori, e per ogni prodotto appunto facciamo noi un life cycle assessment del filato e di appunto della filiera necessaria per mettere poi in commercio il prodotto. E quindi questo è un po' anche il nostro punto di forza, il fatto di avere tutto sotto controllo, tutto ipercorto, senza nessun intermediario, e quindi questo poi vuole essere ovviamente ne beneficia poi il cliente finale. Esatto, la filiera corta aiuta sempre anche a mantenere un controllo maggiore sulla qualità e a questo proposito ti volevo chiedere anche degli artigiani con cui collaborate, so che lavorate con diversi maglifici, come li scegliete e come mai avete deciso di lavorare con tante piccole realtà diverse? Eh sì, questa è una domanda che tanti ci muovono, nel senso che anche alcuni nostri laboratori stessi con cui lavoriamo. Diciamo che l'obiettivo di Arnit è sempre stato l'ottica di creare un ecosistema, no? Quindi non di trovare, diciamo, la realtà iper strutturata, industriale, che fosse già, se vogliamo, in qualche modo anche digitalizzata e avanzata, ma focalizzarci su quelle realtà a nostro avviso d'alto potenziale, dove c'erano delle realtà micro, piccole, perché alcuni nostri laboratori hanno 3 persone al loro interno, la cugina, la sorella e il papà, per intenderci, quindi realtà molto molto familiari, dove vediamo anche già all'interno dell'azienda una ottica di seconda generazione, quindi le possibilità di poter investire su quest'ultimo e sapere che poi ci sono fondamentalmente delle seconde generazioni che possono in qualche modo portare avanti il nostro operato. E sostanzialmente quindi sono realtà che hanno all'interno appunto tutto il ciclo produttivo, quindi riescono anche loro volta a non appoggiarsi a terzi o a quarte persone per completare poi la confezione del capo. Sono appunto districati in varie regioni d'Italia, perché ogni regione comunque anche ha una sua specialità, sia dovuta magari al materiale che usa, sia dovuta alla confezione che fa. Quindi noi abbiamo per esempio, adesso ti faccio provare a fare a memoria un excursus, però abbiamo Sonia, il maleficio di Sonia che è appunto vicino a 40 km dal nostro laboratorio, dal nostro studio. Poi abbiamo il maleficio di Monica che è vicino a Rapallo. Poi ne abbiamo un altro a Venezia,
due in Emilia Romagna, uno ad Imola di Eugenia Cristina e l'altro di Andrea in vicino Cesena, e poi ne abbiamo altri due in Puglia con Domenico e Franco. Insomma, sono abbiamo girato, come puoi immaginare, mezza Italia. Abbiamo incontrato tantissime realtà, molte super interessanti, molte che potenzialmente interessanti però per in qualche modo non erano allineate ai nostri valori, quindi cerchiamo in qualche modo di avere la massima trasparenza, cerchiamo ovviamente di offrire un prodotto competitivo, quindi è chiaro che dobbiamo anche poi trovare dei produttori che siano in grado anche di andare a matchare quelle che sono le nostre esigenze in termini di confezione e di costo, e ovviamente cerchiamo di avere, diciamo, il diretto controllo, quindi parlare direttamente con la famiglia che gestisce il laboratorio, quindi abbiamo modalità per essere in diretto contatto, diciamo, li sentiamo credo ogni settimana se non ogni giorno. Elena, che si occupa di prodotto, credo che sai che adesso Apple ti mette gli emergency numbers, come quando senti delle persone in maniera più frequenza, lei ha tutti i nostri artigiani invece di avere la mamma, il papà o il fidanzato, quindi è sicuramente una delle nostre, anche delle nostre punti di forza, nel senso che anche l'artigiano stesso ce lo dice, loro lavorano, hanno esperienze trentennali e ci hanno detto, quando ci parlo io mi dicono: Alessandro, ti giuro che non abbiamo mai avuto dei rapporti così solidi cioè noi ci sentiamo proprio partner del progetto, quindi per piacere, se hai bisogno d'aiuto, se possiamo aiutarci, sentiamo, facciamo sempre le cose a quattro mani. Questo è stato un po' acolmato, se vogliamo, la nostra inesperienza, perché comunque l'età media del nostro team è 28-29 anni, io sono forse il più grande e ne ho appena fatti 30, e loro comunque hanno 60-70 anni con 20 anni di esperienza, quindi a volte ci spiegano a noi alcune cose che comunque, se ti poni in un'ottica proprio fornitore cliente, questi vantaggi, queste dinamiche non riesci sicuramente a sfruttarle. Quindi il rapporto umano per noi, soprattutto nella fase iniziale in cui c'era un gap importante da colmare, è stato, se vogliamo, essenziale. È anche bellissima questa cosa che appunto mi hai elencato proprio i nomi, il maglificio di Sonia, quindi ecco spiegato perché lavorare con piccole realtà, perché appunto si crea un rapporto umano che ti lascia molto di più alla fine, e appunto si crea anche uno scambio generazionale in cui è il maglificio stesso magari a ad insegnarvi dei trucchi del mestiere. Spesso nei podcast, comunque nei vari podcast che abbiamo fatto finora, ho parlato con persone un po' da tutta Italia che mi raccontavano di come il loro settore, che fosse quello calzaturiero nelle Marche o che fosse quello appunto del distretto biellese, fosse in crisi negli ultimi anni, tra delocalizzazione, crisi, pandemia. Pensi che ci sia ancora la possibilità di creare del valore in Italia e soprattutto di creare nuove aziende come quella che stai creando tu ora? E soprattutto, su cosa secondo te bisognerebbe puntare per risollevare il Made in Italy? Questa è una delle domande un po' focali, Narni. Cioè, noi siamo diventati, diciamo, l'anno scorso società benefit a tutti gli effetti, quindi abbiamo dovuto andare anche nel nostro statuto vero e proprio a identificare quelli che erano, a formalizzare anche verso tutti gli stakeholder gli obiettivi. E proprio tra uno dei nostri tre benefici comuni che stiamo andando, diciamo, a disegnare anche la nostra strategia, è proprio andare a capire come realtà come noi, che siamo fondamentalmente poi a valle, quindi abbiamo poi il diretto contatto sia con la produzione ma anche con il cliente finale, con il mercato, noi abbiamo il ruolo di andare a intercettare quelle che possono essere le prossime sfide, no? Quindi probabilmente diciamo il laboratorio, diciamo, medio, se vogliamo essere un po' pressapochisti, comunque il laboratorio standard del Made in Italy italiano è, come abbiamo detto prima, un po' una famiglia che comunque ha vissuto dentro questo laboratorio per 20-30 anni, che ha fatto sempre per quel lavoro, e negli ultimi 30 anni non ha cambiato nessuna delle sue abitudini. Quindi il nostro è cercare di fare un'accelerazione in quello che può essere il cambio deve essere sociale in primis, perché è un cambio che deve essere in grado di intercettare le nuove leve, no? Quindi abbiamo fatto un'intervista qualche settimana fa appunto in Emilia, da uno dei nostri laboratori, dove Andrea ci diceva lui ha due figli che sono entrati nel laboratorio, grazie a Dio è la fortuna più grande che abbia avuto, mi dice: io, Alessandro, sono preoccupato perché non riusciamo più a trovare persone.
E quindi questo è un po' il primo punto, l'aspetto sociale. Il nostro lavoro, il nostro obiettivo come Arnind è cercare di fare, se vogliamo, un rebranding di quello che è l'artigiano attuale, quindi renderlo attrattivo, perché veramente lo è verso le nuove generazioni, verso le nuove università, verso i nuovi appunto istituti che possono formare delle persone, magari ripensando anche il layout del lavoro, che il laboratorio solitamente è visto come un laboratorio buio, con a volte malsano, con delle dinamiche di sicurezza sul lavoro precarie. Non è assolutamente così, quindi anche questo aspetto qui, investire su queste cose. Noi andiamo a creare dei contenuti ogni mese su una rubrica che chiamiamo Makers Matter, dove andiamo a raccontare appunto queste storie, quindi l'aspetto bello, umano e reale che c'è dietro queste realtà. E tante di queste, grazie anche al nostro aiuto, le stiamo aiutando a digitalizzarsi, le stiamo dando degli strumenti che possono in qualche modo anche unirsi alle nostre piattaforme di vendita, per cercare anche in questo modo di anticipare la domanda, andare a leggere un po' in maniera ottimizzare anche i numeri. E quindi c'è questa sfida sociale che per noi è un po' il cuore, un po' anche di questa avventura. E l'altra è sicuramente una sfida ambientale, nel senso che ormai gli standard di qualità e anche di sostenibilità stanno diventando sempre più alti in tutto, diciamo, in tutto il settore. È chiaro che una realtà che ha 400 dipendenti, ha un fatturato importante, può permettersi di investire in certificazioni, può permettersi di investire in ricerca e formazione. In realtà piccole e micro piccole hanno sempre avuto lo svantaggio di rimanere indietro in questa fase. Quindi noi in primis stiamo cercando di capire come, investendo in queste realtà e cercare di far accelerare questa fase di transizione verso anche a degli impegni ambientali importanti, che sono sempre più più urgenti, trasmettere questa cosa all'artigiano, che ovviamente è molto distante ancora di queste tematiche, nonostante intrinsecamente il nostro laboratorio medio in Italia con cui la collaboriamo ha una percentuale di, chiamiamola, responsabilità verso l'ambiente altissima, e non sa neanche di averlo, non sa neanche come comunicarlo. Quindi il fatto è questo un po', dunque, andare a cercare di capire come colmare questo gap che li renderebbe ipercompetitivi verso la Cina, verso l'Est Europa, verso il Portogallo, dove attualmente l'Italia è rimasta anche qui molto indietro. Quindi gli strumenti, gli asset li hanno, il nostro obiettivo è quello di dare gli strumenti loro per leggere queste cose, trasformarle e crearne valore. Quindi questo è un po' dove Arnit si vuole posizionare, dove pensiamo che il cambiamento possa esserci, quindi prepararle verso questi cambi sociali e ambientali di cui ovviamente ora è un po' l'emergenza, di tutti. Assolutamente. E per ritornare al discorso di prima, parlavamo del fatto che uno degli obiettivi di Arnit è quello di rendere il lusso accessibile. Pensi che un modello produttivo di questo tipo, senza intermediari, potrebbe ridurre la richiesta di capi a basso costo e di bassa qualità? Quello che posso dirti è che la generazione Z, per intenderci, quindi la nuova generazione, la futura generazione dei consumatori, avendo vissuto in un'epoca tra pandemia, post-crisi, ha avuto un'epoca di incertezza gigantesca. Quindi ovviamente loro hanno avuto la possibilità di avere del tempo per informarsi, e grazie appunto alla tecnologia e al digital e al social media di creare anche un'iperconnessione verso questi temi. E quindi noi sappiamo che il consumatore del futuro ha ovviamente una prospettiva unica, completamente diversa da quella che sono i millennials e le generazioni precedenti. Quindi c'è sicuramente da parte loro, che è un po' in questo momento la priorità, perché il futuro sono loro, quindi anche preparare un'offerta dedicata a questa generazione parte sicuramente in maniera avvantaggiata, perché loro hanno una consapevolezza che probabilmente i nostri genitori o anche 10 anni fa non c'era, verso il cambiamento, una consapevolezza che sicuramente è dimostrata da una ricerca che dice che il 73% della Gen Z ha dimostrato più probabilità a comprare prodotti sostenibili, in termini generici, cosa che 10 anni fa questo numero era sotto il 10%, quindi ti fa capire quanto in questi 5 anni c'è stata questa accelerazione. E quindi il nostro ruolo anche qui è quello di accompagnare questa
transizione. Quindi il nostro ruolo è democratizzare in qualche modo un prodotto sostenibile di alta qualità. Probabilmente un consumatore che ha quell'età lì non può permettersi, non vuole neanche più pensare di andare a investire così tanti soldi per un prodotto. Allora è lì che la nostra offerta deve essere intercettata, e quindi andare a accompagnare le generazioni future verso questa transizione, quindi con prodotti che siano trasparenti, con determinati appunto standard di qualità, e appunto evitare, appunto creare un'alternativa a quello che è il fast fashion, che sappiamo essere in qualche modo responsabile oltre il 10% delle emissioni globali di CO2 a livello mondiale. Quindi sicuramente è una responsabilità importante. Assolutamente. Poi penso che anche le persone appunto della generazione Z, che sono ancora magari, non hanno ancora le possibilità economiche di potersi permettere certi capi, magari nel momento in cui avranno il primo impiego lavorativo e la possibilità di acquistare effettivamente dei capi di maggiore qualità, lo faranno, perché vedo comunque molta più consapevolezza su questi temi, anche se effettivamente è una generazione che, come abbiamo detto anche in altri podcast, ha delle contraddizioni. Visto che stiamo parlando di futuro e di nuove generazioni, ho un'ultima domanda per te. Mi piacerebbe sapere qual è il cambiamento che ti piacerebbe vedere nel mondo della moda nel prossimo futuro. Wow, giusto così, è una domanda semplice. Facilissima, esatto. Sicuramente la mia speranza e il desiderio è quello che ci sia un vero cambiamento proprio nelle fasi di produzione, perché pensiamo che è da lì che si deve partire. Cioè non possiamo pensare di andare a risolvere i problemi che appunto di cui si sta parlando ormai ovunque, pensando che sia il consumatore a risolvere i nostri problemi. Noi crediamo come Arnit che la fase iniziale la si debba fare appunto a monte, quindi andare a cercare di creare appunto dei modelli produttivi che siano innovativi, sostenibili, trasparenti, tracciati, responsabili, con, diciamo, aggiungiamo tutti gli aggettivi che si vogliono, però dove veramente la industry si muova in collettivo, ci siano delle regole scritte nelle pietre, dove fondamentalmente ci sia una possibilità di penalizzare veramente chi non si adegua, e quindi parlo di certificazioni, parlo anche di premi a chi veramente riesce a portare veramente la sostenibilità in termini di produzione, per quanto si possa definire sostenibile, però un approccio di circolarità, chiamiamolo così in maniera un po' più appropriata, e con magari, che ne so, una riduzione di tasse verso chi adopera dei nuovi modelli innovativi, chi fa ricerca e innovazione in questi ambiti, e in qualche modo creare degli standard comuni, perché ora ci sono tante informazioni, tante certificazioni, tanti punti di vista, però c'è anche la realtà che magari è più piccola, come i laboratori con cui abbiamo a che fare noi, che sono completamente disorientati, dove ovviamente cercano in maniera, se vogliamo, poi anche un po' ruffiana di far contento il cliente, ma non sanno neanche il sottostante di quella che è la richiesta del cliente. Quindi andare a creare fondamentalmente gli standard veri e propri, e appunto considerando che i numeri che abbiamo davanti sono dei numeri spaventosi, basta citare 93 milioni di tonnellate che vengono generate di spreco ogni anno nel settore della moda, o appunto il fatto che oltre quasi il 60% dei prodotti che produciamo hanno al loro interno delle fibre sintetiche che non possono essere in nessun modo rigenerate o entrati in processi di circolarità. Quindi ci sono dei punti secondo me importanti, e ovviamente l'obiettivo è che si creino questi famosi standard, dove ogni player ha la responsabilità di andare a portare dei life cycle assessment su ogni prodotto, avere dei report di impatto super stringenti e trasparenti, e in qualche modo così pensiamo che sia un po' l'unico modo per andare a sensibilizzare poi chi fa i volumi, ovvero poi la community, i consumatori, che poi sono fondamentalmente loro poi responsabili delle scelte. Però senza avere appunto la trasparenza, le informazioni, sapendo cosa, che impatto ha un prodotto, che impatto ha un altro, ovviamente il cliente anche qui è completamente ubriacato da claim di greenwashing, dove non si riesce poi a uscirne
con dei veri risultati, dei passi in avanti. Quindi questo un po' è noi, anche come nel nostro piccolo, cerchiamo ogni volta che facciamo qualcosa di condividere queste informazioni anche con la nostra, con i nostri, chiamiamoli così, competitor. A noi non piace chiamarli così, però siamo qui nella stesso settore, cercando di risolvere in gran parte gli stessi problemi. Deve esserci un ecosistema che funzioni, e quindi questo è un po', diciamo, la speranza che ci sia un cambio, di un switch di mindset verso l'obiettivo di creare dei modelli più consapevoli e più sostenibile nel futuro. Guarda, concordo molto con questa tua speranza per il futuro, perché effettivamente noi parliamo spesso di divulgazione, parliamo di educare i consumatori, però al tempo stesso non possiamo lasciare tutta la responsabilità sulle spalle dei consumatori, perché non tutti hanno la stessa possibilità magari di informarsi, di cercare di informare, di educarsi sulle certificazioni che esistono e di cercare così tante informazioni su ogni azienda. Quindi penso che il cambiamento vero e proprio debba venire anche dall'alto, e dobbiamo chiederlo anche noi consumatori, questo cambiamento a livello istituzionale, questo cambiamento alle aziende, e quindi sono assolutamente d'accordo con te. Alessandro, io ti ringrazio perché è stato davvero interessante chiacchierare con te, è stato veramente un episodio molto bello, e ti auguro tanta buona fortuna ovviamente con il tuo brand, e speriamo che appunto il Made in Italy riesca a reinventarsi e a trovare nuove soluzioni, soprattutto digitali e sostenibili. Sara, grazie mille a te per l'invito nuovamente, e speriamo di vederci presto. Grazie per aver ascoltato il podcast di Intrecci Etici. Non perderti tutte le altre puntate. Le puoi trovare su Spotify, YouTube e Apple Podcast. Seguici anche su Instagram, lì condividiamo l'uscita di ogni nuovo episodio e segnaliamo le proiezioni del documentario in giro per l'Italia. E se anche tu credi che ancora poche persone conoscano la moda sostenibile, puoi contribuire a promuovere un cambiamento positivo dal basso e organizzare una proiezione del documentario Intrecci Etici nella tua città. Scopri tutte le informazioni sul sito intreccietici.it. Alla prossima!